Ragazzi, prima di iniziare questo video ci tenevo a dirvi che mi dispiace un sacco per la situazione in Italia col coronavirus. Mi raccomando, tenete forte. Se questo video vi può dare 5, 10, 20 minuti di intrattenimento in questo periodo un po' difficile, mi fa piacere. Mi dispiace veramente, state attenti e godetevi il video. Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? E buongiorno ragazzi e benvenuti a day 1 di 90 del mio summer shredding, o come la chiamo io, la definizione scientifica. E dato che oggi è il primo giorno, penso che sia giusto prendere il peso, le misure e fare un bel physique update proprio di mattina, senza pump, senza niente, così che anche voi potete vedere. Di fondamentale, andiamo a pesarci. Purtroppo volevo portare un metro, così mi sarei misurato anche le circonferenze, ma oggi non ce l'ho, quindi dobbiamo farlo un altro giorno. Però adesso almeno pesiamoci. E io per questa occasione mi sono portato direttamente la bilancia da casa. Vediamo un po'. Ok, appoggio questa un attimo ragazzi. Ok, 77.4, come potete vedere anche voi. Quindi la massa inizia a 77.4. Vediamo in questi 90 giorni dove arrivo. Penso che se voglio diventare più definito di sempre devo scendere sui 70 kg, e quelli sono ben 7 kg. Vediamo insieme come andrà. E quindi, come avete visto, appena sveglio mi scolo tutta l'acqua che mi rimane, perché spesso ci svegliamo e non abbiamo fame, però pensiamo di avere fame. In realtà è solamente perché il corpo è disidratato dopo tutta la notte. Quindi appena mi alzo, un po' di acqua. Dato che in massa, devo dire che stavo un pochino facendo fatica a fare gli addominali dopo l'allenamento, dato che gli allenamenti stanno diventando sempre più tosti. C'è la palestrina dove stiamo noi, preferisco svegliarmi presto, 7, 7 e mezza, a volte anche prima. Mi faccio addominali e mi faccio un 200 calorie di cardio, probabilmente camminata inclinata. Andiamo. E questa è la situazione qua. Oh yeah, ci abbiamo un po' di grasso da perdere. 90 giorni ragazzi, fatelo con me. Quanti siamo? Ragazzi, quanto cavolo è bello dietro di me. Mamma mia, che fortuna. Ma noi vogliamo andare qua. Guardate che vista, cazzo. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. 'Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. Ragazzi, fatemi sapere se volete un full video sul mio approccio di cardio e di addominali. Quello che avevo pensato era di farli a giorni alterni, quindi 3 o 4 volte a settimana. Faccio 6 serie fino al cedimento degli addominali. Avete visto lì che ho scelto un leg raise e poi un weighted crunch, così che ho fatto entrambi, diciamo, le funzioni del six pack. E poi ho fatto cardio. Per il cardio, chiaramente ragazzi, cardio with no hands è quello il segreto per bruciare i grassi. No, scherzo, io l'ho fatto a digiuno, non ho mangiato niente, ma non è quella la cosa importante. Il cardio è solo uno strumento per poter bruciare più calorie, e se lo fate in una macchina in palestra è meno bello effettivamente che se lo fate girando in giro, però almeno potete sapere più o meno le calorie che bruciate. E per me, provo a bruciare 200 calorie, e se faccio 3 sedute sarebbero 600 calorie a settimana bruciate dal cardio. Poi così, piano piano, se vedo che stallo il mio peso, oltre a poter diminuire le calorie, posso anche incrementare il cardio. Guardate qua, che spettacolo di vista, che bello. E noi torniamo su e vediamo se si è svegliato anche Sammy.
E ragazzi, è giunto il momento del primo pasto, sono adesso le 10:30, io e Sammy fra mezz'oretta andiamo in palestra e vorrei farmi qualcosa di fresco e ho deciso di farmi un bello smoothie shake, come lo volete chiamare. Ho portato addirittura, per farvi capire quanto sono into questa dieta, mi sono portato la mia bilancia da casa perché iniziamo a tracciare tutto e in più, da buon ingegnere, mi sono portato anche persino il frullatore, ragazzi, quindi vi serve se volete farlo uscire bene, di consistenza buona. Gli ingredienti, vado a mettere 200 grammi di queste blackberries, che non mi ricordo il nome in italiano, lo metto qua sullo schermo, e per 100 grammi sono solamente 32 calorie. Quando praticamente congelano questa frutta, frutti rossi, frutti di bosco, eccetera eccetera, le calorie sono veramente bassissime. Vado ad aggiungere anche una banana, poi ci aggiungo anche questo 0% Greek style yogurt. Questo è praticamente uno yogurt greco 0% grassi, questo è della Tesco's e ha 55 calorie per 100 grammi e 7.3 grammi di proteine per 100 grammi. Voi potete usare benissimo il fruio o il faglie se state in Italia, quindi vanno benissimo. Poi ci vado a mettere pochissima acqua, proprio quello che serve. E ultimo ingrediente, ci serve un po' di protein powder, quindi proteine in polvere. Ed ecco ragazzi, io sto usando le vegan protein della Foodspring. E quindi sì ragazzi, ho deciso, come hanno azzeccato alcuni di voi, di lavorare con Foodspring. Mi hanno contattato un po' di tempo fa, mi hanno mandato dei loro prodotti, io li ho provati, sono rimasto veramente veramente colpito dalla qualità. Costa un pochino di più chiaramente delle altre, ma la qualità è assurda. E inoltre sono andato sul sito, mi sono andato a vedere un po' gli integratori e ho visto che ad esempio dicevano, su una domanda che cosa serve per bruciare i grassi, può servire questo prodotto, la risposta era per bruciare i grassi serve il deficit calorico, non questo prodotto. Quindi io voglio veramente allineare il mio brand Muscolare Vita con un brand simile al mio, appunto, che dice che gli integratori non sono assolutamente essenziali, possono essere convenienti, possono essere comodi. Quindi ecco, queste erano le principali scelte, i principali motivi per lavorare con Foodspring. Se voi volete supportare la mia transizione, supportarmi e vi fidate, io vi prometto che saranno le migliori proteine che avete mai provato, e potete usare il codice che lascio qui per il 15% di sconto. Questo è tutto per lo shake, iniziamo. E se avete anche la gomma di Guantam, Chantam, la gomma di qualcosa che Ele mi doveva dare e che non mi ha dato, quello aumenta ancora di più il volume. Voilà, guardate che bomba! E quindi ragazzi, questo sarà il mio primo pasto. È pazzesco perché non è proprio uno smoothie, come vedete. La cosa fondamentale è non metterci troppo liquido, quindi non troppo latte, non troppo latte di manno, non troppa acqua, ma c'è andate di cose congelate, quindi frutta congelata oppure il ghiaccio. Facciamo un piccolo taste test. Guardate che bomba, wow, consistenza buonissima, così è più tipo gelato. E decisamente quando state a dieta in definizione restringete le calorie, è meglio mangiare rispetto a bere le calorie. Quindi vediamo un po'. Bomba, prendi. This thing is amazing. Yeah. È tipo la Cyborg, guarda qua che roba. Io mi mangio tutta questa cosa che è veramente un sacco di volume, metto le calorie e i macronutrienti del primo pasto sullo schermo in questo momento e poi, finito questo, noi andiamo in palestra. Oh, questo qua. Vlog in the vlog. Va bene, bene, bene. Perfetto. Man, thank you very much. Aggi, perché siamo qua? Allora, ragazzi, siamo venuti a Dubai perché è un po' come in America, le palestre sono una figata allucinante e una delle più famose è questa qua dietro di me, che è la Train Strength and Fitness, dove ci alleneremo oggi. È praticamente una mega stanza enorme piena di macchinari, spero che ci facciano filmare perché secondo me ne varrà la pena. Quindi che te sta a bere, Lau? Ah, bravissimo, Sammy. Ti sto facendo Amino Energy della Foodspring al gusto mela. Non ho iniziato a prendere gli amminoacidi, assolutamente, lo sapete se mi seguite da un po', io non li consiglio a nessuno, i BCAA, perché la ricerca scientifica è discordante, quindi secondo me non ha senso buttar via i soldi per quello. Però mi voglio fare un pre-workout e questo è l'unico prodotto che ha 200 mg di caffeina e è praticamente il pre-workout della Foodspring. Però ripeto, lo prendo per la caffeina, non lo prendo per gli amminoacidi. Il gusto in mela è molto bello denso, bello forte. Dovete metterci un bel po' di acqua perché non è molto zuccherato, quindi non è buonissimo, è molto forte, è molto denso. C'è chi piace, chi non piace, a me piace un sacco. Vabbè, hai finito di parlare? Andiamo un po' dentro e vediamo se ci fanno filmare e spacchiamo questo allenamento. Dai.
esercizio, ragazzi, questa panca inclinata, e la sto facendo con una pausa sotto perché non voglio, ero un attimino fatto male al petto e quindi ho aggiunto questo per minimizzare la parte del ROM qua, così che non vado troppo indietro, mi fermo un attimo prima e in più faccio il fermo perché ora è un po' più difficile e quindi ho abbassato il carico. Chi mi seguiva in America lo sa, facevamo 35 al lato, adesso ho sceso 30-32.5, però faccio col fermo al petto. Abbiamo praticamente trovato il modo diverso per farlo per Simon, che non sentiva il deltoide laterale, la sente il trapezio. Allora se inclini il busto oppure ti appoggi, togli tutto lo slancio e usi il deltoide. Ragazzi, abbiamo appena finito l'allenamento, sempre non cadere nel buco. È andata abbastanza bene. Sammy, come ti è andato? Molto bene, direi. La palestra è figa. Sì, la palestra è fighissima. Pensavamo di fare un weekly pass, però abbiamo preferito invece nei prossimi video farvi vedere le altre palestre super fighe. E poi probabilmente torniamo a questa e facciamo questa per base. Adesso torniamo a casa, abbiamo fame. Andiamo. Yes. Ragazzi, ora del pasto post workout, ho deciso di farmi delle uova. Sono andato a prendere al supermercato. Queste sono cipolle già tagliate e questi quattro peperoni. Me ne taglio due, li faccio in padella insieme alla cipolla. Poi qua mi faccio uno di questi durum che andiamo a pesare insieme, così sappiamo esattamente quanto è. Questo è veramente buonissimo. E poi mi faccio tre o quattro uova, devo ancora decidere. It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Are you gonna spill the truth or waste your life away? Sitting on your fingertips. E quindi, ragazzi, change of plans, che Sammy voleva le uova con sunny side up. Io avevo fatto scramble, Sammy voleva le uova così, quindi non ci ho aggiunto né le cipolle né i peperoni. Però mi faccio accanto 300 grammi di queste carote e cucumbers, quindi questo sarà la prima parte del pasto post workout. Dalle uova dovremmo avere un 25 grammi di proteine, sono 120 grammi questa ciabatta qua che ho appena pesato, e questo appena pesato sono 300 grammi, quindi calorie e macro sullo schermo in questo momento. Io non vedo l'ora di mangiare. Post pranzo, per chiudere lo stomaco, se così si può dire, mi faccio un caffè. Purtroppo non abbiamo il caffè normale in casa, quindi sono obbligato a farmi questo Nescafè classico 3 in 1 che ho visto su internet c'ha ben 99 calorie. E come sapete, se avessi il caffè normale, un espresso, andrei di quello, così che sono zero calorie, ma questo c'ha già un po' di latte e un pochino di zucchero. Che ci possiamo fare? 99 calorie, andate per un caffè. PS, mi sono messo in pantaloni africani, che sono letteralmente i pantaloni più comodi e più fighi
che ho mai avuto. Guardate che bomba. Chi come me? Ragazzi, sono le 9:31 e io e Sammy stiamo lavorando da un paio di ore. Siamo a Dubai, ma la verità è che comunque, come vedete lì, Sammy sta editando il video, io invece sto facendo i vari programmi. Gran parte della giornata alla fine la usiamo per fare i video, filmare i video, editare i video. E io ho pure tutti i ragazzi del coaching, quindi rispondo alle mail, chiamate, su WhatsApp, queste cose qua. Quindi un sacco di lavoro va dentro quello. Quindi la cosa buona è che passa un sacco di tempo, perché magari c'ho fame, però sto seduto, lavoro, non penso al cibo, che è la cosa migliore durante la dieta. Per non sentire la fame, per non sentire che state facendo una dieta, molto meglio tenersi occupati con qualcosa. In tutta questa fase mi era venuto un po' di fame e avevo voglia di dolce, però ho rimandato, ho detto ma no, continuo a lavorare. E adesso quindi si è fatta l'orario di cena e mi faccio uno dei pasti che avevo preparato per portare qua. Spero non sia andata male, c'era del pesce. Vi faccio vedere. E quindi eccoci, so che magari può sembrare triste, ma volevo farvi vedere la verità. E qua c'ho il riso, il pesce, metto in questo momento sullo schermo macro e calorie. E so che magari per alcuni dite oddio che brutta sta dieta, che palle, però ricordatevi che ragazzi io seguo la dieta flessibile, quindi ci vediamo per l'ultimo pasto che sarà molto più buono. Ah, mi sono dimenticato, mi faccio anche quest'ultimo ciabatti. Ragazzi, grazie se siete rimasti qua fino alla fine con me. Ci tenevo a farvi vedere l'ultimo pasto che vi avevo detto che avrei fatto lo snack. Parlo a bassa voce perché è mezzanotte e sembra già andato di là a rilassarsi. Avete visto che ho mangiato bene, seguo la dieta flessibile, quindi mi sono lasciato spazio. Ho inserito tutto nell'app, ho visto che ho colpito 1800 calorie e mi ero detto inizio questo cut a tra le 2003 e le 2004 e vedo come va col peso. Quindi faccio l'ultimo snack, ovviamente essendo qua a Dubai siamo andati a prendere questi datteri Fard. Ogni dattero, lo sono andato pure a pesare, è 8 grammi e 80 grammi sono sulle, metto le calorie adesso, 260 calorie, qualcosa così. Quindi questo sarà il mio piccolo snack per la serata. C'ho voglia di qualcosa di dolce, questo è un dolciume un pochino naturale, dai, più o meno, quindi mi faccio questo. E per un po' più di proteine, ragazzi, mi faccio anche una di queste barrette della Food Spring, e queste sono le extra chocolate della barretta bianca. Ragazzi, ovviamente hanno due di queste barrette extra chocolate, una scura e una bianca, e questa è col cioccolato bianco e mandorle e è spaziale, l'ho provata ed è veramente, posso dirlo, la migliore barretta proteica che ho mai mangiato. E volevo un attimino, se siete rimasti qua fino alla fine, aspetta, mi metto qua, che è fighissimo. Volevo un attimo parlarvi e dirvi, dato che siete rimasti qua alla fine, innanzitutto grazie mille, e parlarvi un attimino della scelta del lavorare con Foodspring e dirvi in completa onestà, perché ho visto molti che hanno chiesto ah ma sicuro ti hanno offerto più soldi, e la cosa bella è che io posso guardare la telecamera dritto negli occhi e dire no, in realtà mi hanno offerto più soldi per trattenermi nella compagnia di prima. E io ho accettato Foodspring per altri motivi. Ero un pochino reticente perché avevo visto un sacco di gente che la usava, però io ero felice della mia scelta, mi piace dare tutto a un brand. Però poi ho provato i prodotti e ero veramente, sono stato colpito e mi sono incuriosito, ho iniziato a leggere il loro sito, ho visto delle cose che mi sono piaciute tantissime, sono veramente aggiornatissimi sulla ricerca scientifica, usano ad esempio solamente dolcificanti naturali, quindi solo lo stevia, nessun dolcificante chimico. E io mi aspettavo, oh no, adesso una compagnia che mi dice che fa male il dolcificante chimico tipo l'aspartame così, e invece nella sezione c'è proprio scritto, anche se la ricerca è discordante, quindi è vero che i dolcificanti chimici in realtà fanno male ma solo in dosi veramente estreme, non fanno male in dosi piccoli, Foodspring sceglie di andare sulla route naturale. E secondo me questo è proprio l'interpretazione perfetta della ricerca scientifica e del valore personale. Quindi uno, ho capito che erano aggiornati su quello. Su un'altra domanda c'era scritto ah ma questo prodotto, mi sembra le whey protein, questo prodotto fa dimagrire, aiuta a dimagrire, qualcosa così. La risposta era stata: per dimagrire hai bisogno del deficit calorico. Che ragazzi, se mi seguite dall'inizio, io dico sempre, per dimagrire, adesso che sono in definizione, cosa faccio? Deficit calorico, riduco le calorie, devo consumare meno calorie di quello che mi serve al mio corpo per appunto vivere, quindi di quanto brucia, così che creo questa differenza calorica che poi verrà dalle mie riserve di grasso, ok? E il fatto che una compagnia di integratori, su una domanda che chiede ma questo integratore è utile, risponda in questo modo scientifico, mi ha fatto veramente voler allineare Muscoli a Vita con il brand. Quindi vi lascio il codice sconto Muscoli a Vita FSG, mi sembra, per il 15%, che non è tanto, i prezzi sono più alti, la qualità è assurda, i gusti sono buonissimi, tutto quello che vi ho fatto vedere oggi è buonissimo. Non ve lo direi, cioè ve lo dico, anche se è un rischio per me cambiare, magari non è la scelta migliore in termini economici, ma l'ho fatto perché sono sicuro della qualità, sono sicuro che se lo provi non te ne pentirai e non tornerai più indietro. Quindi veramente ti consiglio anche un sacco di provare questa barretta qua e anche quell'altra, sono spaziali, non vedo l'ora di mangiarmela come piccolo snack. Ho parlato fin troppo e niente, poi io volevo solo veramente farti capire che
non prendo niente per scontato, sono molto molto grato, questo è un rischio, spero che mi supporti e che se fai un ordine usi il codice, così facciamo vedere a questo brand che Mosco la vita, la comunità, è la più forte, siamo i più forti, veramente. Se state ancora qua guardando, io vi apprezzo tantissimo. Cosa posso fare per voi? Ditemi cosa posso fare per voi nei commenti e fatemi sapere se dovrei finire tutti i video con questo chat così. Solo noi e voi, così gli unici che lo sanno siamo io e voi alla fine. Dovremmo avere tipo un codice da mettere, che ne so. Hashtag final chat, final chat, se sei arrivato fino a qua. E continuerò a farli e a darvi piccoli spunti. Magari anche di business, non solo di dieta e allenamento. Vabbè, troppo tardi. Dai ragazzi, vi ho detto che era mezzanotte, vi dico la verità. 9:50, domani sveglia alle 6. Questo è il lavoro che si fa per avere successo, altro che vacanza a Dubai. Però vi voglio dire la verità, come stanno le cose, bisogna lavorare, tanto. E detto questo, io vi saluto, buonanotte.